Dal Senato la fiducia apposta dal governo al decreto agricoltura. Diverse le misure inserite nel provvedimento per quanto riguarda la lotta al caporalato saranno più stringenti. I controlli per evitare nuove tragedie come quella di Latina con la morte del bracciante indiano Satnam Singh. Per quanto riguarda invece le rinnovabili, le regioni avranno 6 mesi di tempo per dire dove si possono costruire impianti solari ed eolici e dove non si può. Dal Consiglio dei Ministri invece arriva il decreto carceri, cosiddetto svuota carceri. Si tratta di un provvedimento per ridurre il sovraffollamento negli istituti penitenziari, che al momento è pari al 140% e che ha visto 40 suicidi dall'inizio dell'anno. Sul punto di vista della giustizia, è orientata essenzialmente, per quanto riguarda il provvedimento di oggi, su quello che potremmo chiamare umanizzazioni carcerarie. E alla Camera approda in aula anche la riforma della giustizia con la stretta sulle intercettazioni e la cancellazione dell'abuso d'ufficio. Per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro, la Premier Meloni ha annunciato che ci saranno 1.600 assunti tra gli ispettori e verranno raddoppiati i controlli nel 2024. È sempre alla Camera, ma in Commissione arriva la riforma costituzionale sul premierato, approvata già nel primo passaggio dei 4 previsti dal Senato.